Buon pomeriggio a tutti amici di Club Napoli All News, mercoledì post Champions. Il titolo di oggi sembrerebbe banale, ma ce n'è bisogno, voltiamo pagina e pensiamo al campionato. Forse l'avremmo detto tante volte quando il Napoli quest'anno, per dire, è uscito anche dalla Coppa Italia, oppure quando c'erano state delle situazioni che erano state negative. Per fortuna quest'anno veramente sono pochissime. E questo Napoli ha fatto una grande cavalcata e sta continuando una grande cavalcata in campionato, ha fatto una grande Champions. Il Napoli per la sua prima volta nella storia della società arriva ai quarti di finale, se la gioca in 180 minuti stregati, in certi casi anche brutti, in certi casi anche sfortunati, ma soprattutto anche con due arbitraggi incredibili. Se qualcuno aveva storto il naso all'andata, anche al ritorno non possiamo parlare bene di questo che dovrebbe essere il miglior arbitro del mondo in questo momento, anche perché ha fatto la finale tra Argentina e Francia. Bravo Rosetti, bravo Boban, brava la UEFA, che scientificamente vuole il derby. Io non so però, perché poi bisognerà vedere se stasera l'Inter passa. A questo punto mi auguro di no, che trovino il Benfica, quelli del Milan, e poi vediamo chi passa tra loro e il Benfica. Comunque vada, questo Napoli ha fatto quello che poteva, è un Napoli stanco, fra poco lo sentiremo anche da Luciano Spalletti. Era questa la mia domanda di ieri sera, non sono riuscito a farla, ma mi hanno anticipato i colleghi e soprattutto mi ha anticipato la risposta di mister Spalletti. È difficile raccontare tutte le emozioni di ieri, perché si è passati dall'euforia che viene addirittura dal momento del sorteggio. Che giorno era? Adesso non me lo ricordo, ma era veramente tantissimo tempo fa, era più di un mese fa. Io lo dissi, è chiaro che queste partite si giocano dopo più di un mese e saranno partite diverse, però tutti volevamo il Milan, è inutile che ci nascondiamo, lo stesso il sottoscritto voleva il Milan, e il Milan però è stato più bravo, possiamo anche dire, più furbo, più scaltro, più aiutato, ed è riuscito a passare. Adesso noi dobbiamo soltanto salutare la Champions con un applauso alla squadra, ai calciatori, all'allenatore, a tutto lo staff, anche al presidente, e guardare a quello che è il campionato. Non ci facciamo prendere dall'emozione, non ci facciamo prendere dallo sconforto, perché quello che stiamo facendo quest'anno è storia, con 14 punti dalla seconda e più di 20 dalle due semifinaliste o quasi semifinaliste, una c'è, è il Milan. Il Napoli ha 22 punti da questa semifinalista e ha 24 dall'Inter, che potrebbe essere la seconda semifinalista della Champions League. Le cose da dire sono tante, io però oggi voglio aprire linee, abbiamo poco tempo, lo sapete, dopo di noi intorno alle 17.30 c'è Top Player con Fortuna Autiero, che anche lei continuerà. Fatemi salutare Francesco Rabona, ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. E facciamo così, poiché è arrivato anche mister Bacio Terracino, ci vediamo con l'aiuto di Davide, che intanto in regia saluto, questi due minuti che ho tagliato di Spalletti, dove secondo me sono le due o tre cose più importanti di ieri. Nella conferenza abbiamo fatto, diciamo, un mix, e soprattutto
Da queste parole di Spalletti apriamo il dibattito con gli ospiti studio, ma con voi, quindi diciamo che fra 10 minuti apriamo le linee, facciamo un'oretta tutta telefonate, vi prego di essere brevi, di fare la domanda o a Francesco, a me o al mister e di dirci la vostra veramente in un minuto, perché così facciamo parlare tanta gente, abbiamo un'ora ragazzi, perché alle 5:10 dovremo dare la linea poi a Top Player, quindi mi raccomando, poi ci sono le puntate di domani, la puntata di venerdì, ragazzi domenica c'è la Juventus, ci sono 3 infortunati di cui credo che uno ha quasi finito la stagione, che purtroppo Mario Rui, si parla di 3-4 settimane, si parla sicuramente di 2 settimane per Politano, l'unico che potrebbe recuperare forse già con la Juventus è Rachmani, però ne parliamo dopo. Allora, vediamoci Spalletti, mi raccomando, ascoltate, sono 2 minuti, ascoltateli bene. Come altri calciatori probabilmente ci è arrivato un po' con il fiato tirato, perché si è visto in quest'ultimo periodo che qualcuno ci è arrivato con un po' di fatica a queste partite, con un po' di fatica fatta senza aver recuperato benissimo e ha un po' annebbiato quella che era la possibilità di esprimersi al massimo, ecco. Noi abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. Caraschelia è una grande persona, sono felice di lavorarci insieme e ci darà ancora la sua qualità per questo grande obiettivo che abbiamo davanti, perché ce l'ha, perché ne abbiamo bisogno e perché lui ce la vuol dare. E gli si dice bravi, però noi abbiamo fatto 2 prestazioni di sostanza, abbiamo fatto 2 grandissime prestazioni. Milan poi ci ha creato dei problemi, ma anche lì nei problemi che ci ha creato, cioè, si commettono delle ingenuità che noi non possiamo commettere per quello che è il livello di calcio che abbiamo portato avanti in questa stagione qui. Mi sembra che su quella che è stata la valutazione, e l'ho già detto, della prima gara, ho visto anche giornali schierati dall'insufficienza, per cui e segno l'ha fatte proprio grosse per aspettarsi questo. E poi stasera il 37esimo c'è calcio di rigore netto, per cui rigore netto che non si può vedere, e non si parla di contatto, perché poi alcune volte bisogna parlare di impatto quando si vanno a valutare, quando c'è un contatto è un contatto, un impatto è un impatto, contatto, impatto, stasera impatto, perché gli ha stravolto la caviglia con quel calcio che gli ha dato, stravolto la caviglia, per cui era il numero uno del calcio, perché quest'arbitro che c'era stasera è il numero uno del calcio, l'hanno guardato bene al VAR, per cui probabilmente il passato in Champions un po' conta. Ci tornati, avete sentito Spalletti, è arrivato mister Bacio Terracino. Mister, buonasera anche a te. Buonasera a tutti. Grazie di essere con noi. Allora, diciamolo, siamo molto scocciati, io sono molto scocciato. Da ieri è stata un post partita difficile, siamo stati bravi a contenere, a fare quello che è il nostro lavoro, grande lavoro di squadra, grazie a Gennaro, a Cesare, a Max, grazie alla regia, a tutto il lavoro dei tecnici, grazie di cuore veramente per il lavoro fatto ieri. Devo ringraziare, l'avete visto forse sui social, ho messo, l'unico che è riuscito a strapparmi un sorriso è stato intorno a 12:15 Decibel Benlini, che è spuntato dietro di me e mi ha fatto sorridere, è venuto con noi per qualche secondo in diretta.
Lo devo ringraziare perché veramente mi ha strappato un sorriso dopo una giornata faticosa, lunga, la puntata, i collegamenti, la pioggia. Ieri tutto il pomeriggio non si è fermato un attimo di piovere, la sera abbiamo avuto qualche minuto, diciamo, di tregua, poi insomma non è stato facile. Allora, come vi avevo promesso, adesso dopo la pubblicità apriamo le linee, però... Subito, mister, stavamo già parlando, come dire, a microfoni spenti in questi minuti. Abbiamo sentito Spalletti, un po' di stanchezza, finalmente il mister lo ha ammesso e devo dire che da questa trasmissione più di una persona, Francesco in primis, Paolo Serra, il sottoscritto, avevamo detto stiamo giocando sempre con gli stessi. Troppo, io ricordo, emblematico per me, lo ribadisco sempre, scusatemi, ma è la partita che più mi rimane in mente. Quando sul 3-0 il Napoli con il Sassuolo vince 3-0, poi entra Dombélé e il Napoli fa anche il quarto gol e quella partita, per esempio, non si fa riposare Di Lorenzo, non si fa riposare Lobotka, cose che potevano essere tranquille e dare fiato. Una come quella, perché poi ce ne sono anche altre, dove secondo me si poteva dare fiato a qualcuno. Detto questo però, mister Bacio Terracino, a cui do subito la parola, ha detto attenzione, sì, fisiche, situazioni fisiche, i rigori dove Spalletti si arrabbia, bravo mister che sbatte sul tavolo, però che cosa c'è? Io analizzo la gara, perché okay. Io per un fatto che faccio l'allenatore, io analizzo la gara. Allora, ci sono due peccati originali. Vai. Il primo è quello arbitrale. Non voglio parlare di quello che è successo a Milano, ok? Ma io devo avere al 30° il rigore che mi spetta. E qui la società, tutti si devono far sentire, perché non è possibile un rigore netto, ma netto, più netto di quello del tra Milano. Mario Rui e Leao, dove là è uno scontro. Esatto, uno scontro fortuito, il giocatore è stato scaltro. E c'è il rigore, c'è tutto, c'è anche quello. Se si dà quel rigore, quello devi lì dare non anche si quell'altro. Va a vedere manco il VAR. Ma tu non solo non dai il rigore, tu non vai a vedere il VAR, perché quello, se tu lo vai a vedere, esatto, devi obbligatoriamente fischiare. Bravo, non lo si va a vedere perché non lo si vuole andare ma, a vedere. La vogliamo smettere e con poi... questa malafede? La vogliamo smettere con questa malafede? E poi ci sono state situazioni di critica, scusate, per l'andata. Scusate l'irruenza, ma esce così, fuori un po' la parte del tifoso e chi crede in questo calcio, perché io credo nel calcio, ma a prescindere che vince il Napoli, vince il Milan, io sono uno che sono critico, no? Spesso sono critico sulla mia squadra, però queste cose io mi sono scocciato di vederle, altrimenti dobbiamo spegnere la televisione e non vederle più, basta. Poi vogliamo analizzare la gara tecnicamente. Voglio sentirlo. Io denuncio da sempre che il Napoli gioca con le due mezzale, come li vogliamo chiamare, i due mediani, li porta troppo avanti. Ieri Dembélé è stato il migliore in campo nei primi 40 minuti, fino all'errore che ci ha fatto prendere il gol. Però dobbiamo dire, io non posso vedere che una squadra che perde palla fuori area della squadra avversaria a 70 metri dalla porta e prende gol. Ma cioè la diagonale del centrocampista, ma quando si fa? Quando? Quando viene fatta una diagonale di Zielinski? E poi lo stavamo prendendo lo stesso modo, sempre con Zielinski che perde palla. E cioè noi abbiamo preso 6 gol a fotocopia. Cioè, io faccio una partita, prendo gol in un modo, faccio la seconda, prendo gol in un modo, io non cambio atteggiamento, insisto su questo atteggiamento, io non ci sto. Quindi tu dai delle colpe a Spalletti? Io non è che do delle colpe, cioè un allenatore ci deve ragionare, quando c'hai un deficit, qualcosa va cambiato, non puoi essere, dici, sì ma noi siamo propositivi, ho capito. Ma contro questa squadra essere propositivo non ti è andata bene già due volte, ma la terza volta dobbiamo cambiare leggermente atteggiamento. Però ti voglio far notare, mister, Napoli finché in campo c'era Politano, il Napoli era equilibrato, lui riusciva a fare il... Ma non è che era equilibrato, era la spina nel fianco, non si gioca, stavamo giocando solo noi. Però questa cosa che tu prendi gol con la ripartenza, io non ci sto.
Io non so, è brutto, io non, perché... Perché no? Allora, io ho visto Dombele che rincorre, purtroppo noi non possiamo far vedere le immagini, però Dombele rincorre Leao e non ce la fa. Di Lorenzo e Rachmani... Allora, ragazzi, dici, io non dico che dobbiamo fare fallo. Cosa, dici una cosa importante. Dembélé rincorre. Io voglio che il centrocampista a quel calciatore lo vede di faccia, non che lo deve rincorrere. L'ha persa la palla Dembélé. E l'ha persa. L'ha persa. No, ma io parlo dell'altro centrocampista che viene a fare la diagonale e lo aspetta di faccia e me lo porta sul fallo laterale. Non è che mi butta a terra. Ma buttare a terra io posso anche evitare, perché se io ho l'uno contro uno, cioè io vado a contrasto o quantomeno guido l'avversario verso la linea laterale, non lo faccio venire nella linea centrale. Cioè sono cose di chi ha giocato a calcio. Sì. Però lui va a una velocità molto alta. È difficile che lo riesci a far rallentare. Zeliski è lento. Ma Zeliski già stato dall'altra. Allora, no, lui... ma lo so che non c'era. Il problema è che non c'è. Ma non ce l'ho con Zieliski. Io non ce l'ho con Zieliski in questo caso. Il problema è che non viene indottrinato. Nessuno va a dire, caro mio, cioè, nel calcio a 5 è una manovra che si fa regolarmente. L'arroccamento. Sì. Oggi quasi tutte le squadre lo fanno. Sì. Ormai è copiata, no, dal calcio a 5. Questo arroccamento. Cioè, la mezzala destra va a attaccare, la mezzala sinistra si mette dietro e si fa una linea, si crea la linea. Cioè non è che io dalle giovanili devo venire a insegnare queste cose a gente di Serie A, cioè è cosa di basso livello, proprio fare queste manovre. Lo fanno tutte le squadre fanno. Mister, allora io adesso devo ritornare in pubblicità, poi apriamo le linee. Scusate. E sentiamo. No, ragazzi, siamo tutti arrabbiati, io l'ho detto, vedete, ho scelto il titolo che può sembrare banale, ma lo so che non è facile né voltare pagina e non pensare al campionato, e pensate, scusate il gioco di parole e la ripetizione, pensate che domenica c'è l'odiata Juventus da affrontare. Però vedo che a Napoli non si parla ancora di Juventus, non c'è il tempo di parlare con la Juventus, se ne parla venerdì forse. Sì. Allora, intanto dobbiamo andare in pubblicità, apriamo le linee, vi prego anche con i messaggi, di essere brevi e diretti, telefonata, veloce considerazione e se volete una domanda, ma vi prego di essere brevi, taglierò tutti dopo il minuto e mezzo, vi prego, perché vogliamo fare un'ora di puntata, come si suol dire, stretta stretta. Allora, pubblicità e torniamo. E allora eccoci tornati, io chiedo a Francesco Rabona anche di dire la tua, intanto chiedo alla regia di aprire le telefonate, i messaggi 342 38 12 922, mettiamola anche in sovraimpressione, grazie Davide. Allora,
chiamateci fra pochissimo, dateci un minuto per far parlare il nostro Francesco. Allora, vai Franci, che cosa volevi aggiungere? No, allora io credo che il Napoli ieri sia stato derubato, calcisticamente parlato, perché tra andata e ritorno ci sono stati degli episodi così gravi di manipolazione della partita. Sinceramente mi ricordavo un po' i tempi di Moggi, con le sue telefonate, non so se siete d'accordo. Purtroppo il Napoli forse mentalmente non era pronto. Io già lo dissi dopo la partita con l'Eintracht in casa, già nei primi 5 minuti in Germania, quindi una squadra ancora non matura per fare grandi cose in Champions. Tutti quanti volevamo che il Napoli andasse avanti per sognare, ma il Napoli non era pronto per arrivare in finale, eccetera eccetera. Poi secondo me ci siamo arrivati male a questa partita. Il Napoli aveva quasi 20 punti di vantaggio in campionato e credo che Spalletti doveva gestire meglio la rosa. Tante volte Osimhen ha giocato quasi fino al 90esimo, tenendo in panchina Simeone, Raspadori, disabituare al campo anche mentalmente, no? Quello che è successo poi, con Don Benito. Poi entri in campo, non è più quella lucidità, non è più quei riflessi. A volte gli infortuni muscolari dipendono anche dalle tensioni delle gare, no? Sicuramente. Il fatto di voler fare tanto e poi incappi gli infortuni muscolari. Volevo dare ragione alla tua tesi, no? Mm-hmm. Il terzino sinistro che è subentrato a Mario Rui, ok? Ha avuto due palle gol. Quella è classica cosa. Olivera. È la classica cosa che quando manchi dal terreno di gioco da troppo tempo, perdi le misure. Perdi le misure. Quel giocatore non lo puoi trascurare, perché non stiamo parlando di Mario Rui, questo improvvisamente che è diventato il fenomeno mondiale. Però Olivera ha giocato, ragazzi, ieri ha giocato Østergaard, a un certo punto che ha fatto l'attaccante. Ieri Østergaard, prima del gol di Osimhen, è lui quello che mette con un colpo di testa in difficoltà Magnan. Era il 92esimo e Østergaard prende di testa un colpo, un però cross. Però lui l'ho visto un pochettino in difficoltà, perché entrare in una partita a quei ritmi non è facile. Ma io voglio parlare proprio di quel calciatore lì che è entrato al primo tempo del terzino, dove ha avuto due palle gol e non le sfrutta. È mancanza di chi da troppo tempo manca sul terreno di gioco. Questo giocatore aveva uno spazio fisso in Champions, improvvisamente non è stato più sfruttato, fateci caso, dopo la chiamata di Giuffrida in TV, Mario Rui è uscito poco dal campo, è stato sempre quasi titolare. Sto sbagliando? Sì, no, ma... però non è così. Invece, a certi livelli funziona ancora di più, che alcuni procuratori rubano le scatole agli allenatori. Mario Rui, proprio quest'anno. Io non credo che uno che si fa rompere le scatole. Lui è molto gerarchico. Lui è uno che dà valore alla gerarchia di spogliatoio. Questo assolutamente sì. Mario Rui è uno dei più forti nello spogliatoio. Questo sicuramente. Io l'ho visto quest'anno. Allora, io l'ho sempre difeso, no? A difesa di tanti altri, l'hanno sempre distrutto. Io dico che proprio quest'anno Mario Rui sta giocando con mezza gamba. Ha fatto un inizio di campionato molto buono, anche in una seconda parte. Hai detto bene, il campionato ottimo, ma in Champions ti è andata bene con l'altro? Continua con Olivera. Bravissimo. Se ti va bene una cosa, devi continuare. No, anche perché è un calciatore importante, no? Poi l'hai comprato per farlo fare il titolare all'anno prossimo. Si è visto, sbaglia poco, è uno che va, che spinge, sui calcio d'angoli sembra strano. Arriva sempre sulla sua testa. Quello che segna pure in campionato. Allora, facciamo così, abbiamo già una telefonata, vi prego tutti di essere brevi perché il tempo è tiranno. E quindi andiamo un attimo al telefono, nome, cognome e poi la domanda, dai. È come a scuola, voglio bravo, è come a scuola, bravo, nome, ciao, cognome. Ciao Francesco, ciao mister. Ciao. Allora, ciao, io vado a Francesco, voi mi rispondete. Vai. Così lasciamo spazio anche agli altri.
Allora, due considerazioni e tre domande al mister, veloce veloce. La mia considerazione, queste le partite, queste due sono come di Nitro. Ricordatevi come che cosa è successo sì, prima del Nitro, Platini e Blatter. Vi sì. ricordate? Come sì, no? Sì, sì, sì. Secondo io lo do al mister, ma no all'Atletico. Com'è possibile? Tre partite, sei gol, tutte contro piede, tutte la stessa cosa. Stiamo dicendo questo. Sono due. Poi, oramai i tempi dell'anno scorso hanno fatto con quattro persone a mezzo, ma non hanno mai quattro. Elmas, un saggio di giocatore, Lozano, il mio caro, devo dare da atto a Cesare Zelischi che oramai cioè, è finito il tempo. E il signor Mario Rui, Francesco, tu lo vuoi bene, lo ami Mario Rui, però no, onestamente no. Da lo facciamo tra poi, voglio dire al mister. Ma com'è possibile una squadra che non sa dire i rigori, non sa chi dire punizione, non sa chi dire calcio d'angolo? Poi il signor Giorgiano, io lo voglio bene, forte, oramai stanno imparato come si fa, gli scartadielli e i tunnel, oramai hanno capito, il signor Calabria, terzino il più scarso della Serie A, l'ha fatto capire niente. Il signor Giorgiano è come Insigne, un tira a giro, poi si chiama... No, è una critica, Francesco. No, oramai l'hanno imparato. Sto come parlando si con te. Praticamente sta a terra, Giorgiano. Si finto, non servono più a farsi tunnel. Lo due sa, volte allora l'ha saltato, invece Osimhen ha tirato in da tribuna. Magnan, poi un'altra domanda e chiudo, Francesco. Il signor Magnan, secondo me, farà la fine di Dida. Vi ricordate Dida sì, nel Milan? Dida, me lo ricordo. Della Coppa dei Campioni, grande portiere. Dopo lui e sta a manco portiere sotto la casa mia, arrivederci. Vabbè. Allora, io parto dall'ultimo. Prova a ricucire sì, le domande. Perché alcune cose io già ti ho risposto prima. Però te parlo dall'ultima che non ne abbiamo parlato, di Kvaratskhelia. Per quanto riguarda quel calciatore, possiamo dire tutto quello che vogliamo. Però si è creato da solo due azioni nitide, gol. Per cui è vero che ha fatto sempre la stessa cosa. Anche io qualche volta dal divano qualcosa ho detto. Però lui è arrivato due volte a tu per tu col portiere che se tira bene a terra, stavamo parlando d'altro stasera, è giusto? È per cui gli dobbiamo dare sempre atto, un calciatore che si è procurato due azioni a tu per tu col portiere. Purtroppo ha sbagliato una volta, doveva dare la forza a Osimhen, ma sicuramente però è tu per tu col portiere, sì, cioè so. È più facile sbagliare che per dove l'ha messa, perché allora il ragazzo secondo me ha ragione lui, può fare quell'altra situazione come dici te che alleggerisce al compagno, una delle due azioni. Però da attaccante io voglio sempre l'attaccante egoista, che io voglio sempre segnare, l'attaccante certo, che vuole certo. segnare, che ha fame di gol, e no, sì, veniva raddoppiato, ma l'hanno chiuso in 3-4 ragazzi, per me ha giocato bene, ragazzi, per me ha giocato il bene. Il problema è un altro, che quando tu mi chiudi un giocatore come questo, io vorrei che poi l'altro compagno di reparto faccia la differenza. Devo. Ma questo signor Zelischi, ma quando la fa una differenza? Ma io questo, ragazzi, ma quando la fa la differenza? Mister, ti nasconde. Allora, mister, io ieri mi facevo questa domanda col collega Brunetti, eravamo allo stadio vicini e ci dicevamo: se su Kvara ce ne vanno due, e addirittura a un certo punto ho visto tre Osimhen. Cioè, gli altri dove sono? Dove sono? Ok, allora ragazzi, facciamo messaggio e telefonata. Sempre e solo Forza Napoli per l'anno prossimo, un acquisto improrogabile, uno bravo a tirare rigori e punizioni. Lello da Gragnano. Poi, allora... Volevo rispondere pure a questa domanda. Perché vai, veloce. Allora, per quanto riguarda i calci piazzati, i rigori, le punizioni, i calci, come dite voi, ma io ho giocato a calcio. O ce l'hai o non ce l'hai. Io non sapevo dire i rigori. Non lo sapevo tirare. Arrivavo là, lo sbagliavo sempre, ma lo parlo in allenamento, perché poi in partita non mi presentavo proprio, non mi sono mai presentato. Non lo so calciare il rigore. Il portiere mi leggerà in faccia. Esatto, o ce l'hai o non ce l'hai. Andiamo avanti. Allora, avere Emirates sulla maglia porta bene in Champions. Poi c'è Danny che dice: salve, fermo restando il credo tattico del Napoli fin qui avuto, mai in alcune situazioni quando si ha il fiato corto, come ha detto Spalletti, non si potrebbe limitare un po' i danni con un atteggiamento tattico più conservativo, costringendo gli altri a fare la prima mossa? Danny Di Lorenzo, mister, sì, no, no, bu, sì. Di Lorenzo? No,
la prima mossa, dice lui. Dice aspettiamoli, facciamo fare a loro la prima mossa. Ieri potevamo aspettarli, però non avevamo... Aspettarli non lo puoi aspettare perché tu sei sotto di gol. Sotto di tu devi fare la partita. Devi fare la partita. A Mazzo se facevi il gol. Però, torno sempre al tuo stesso discorso. Non possiamo giocare alla garibaldina. Andiamo tutti, perché Di Lorenzo va. E io l'ho detto, abbiamo iniziato troppo. Mario Rui va. E Zelischi va. E quell'altro va. E addirittura ieri pure Lobot che andava. Cioè, ma dove vogliamo andare tutti quanti? È normale che poi prendi il gol. Allora, io preferisco, guarda, te lo giuro, finire 0-0, però io non voglio più gol. Andiamo al telefono, andiamo al telefono, pronto? Napoli, Napoli, Antò, ti prego, oggi niente canzoncine, non abbiamo tempo. Sono d'accordo, Antonio, Antonio, se no ti già chiudere. Antonio, no, Antò, ti prego, allora, se no ti devo chiudere. Allora, se vuoi fare la domanda, è bene, oggi non è giornata di canzoncine. Vai, vuoi fare la domanda? Antonio? Puoi andare via tu. C'ho un minuto e mezzo dove parlare. Antò, allora ti ho chiesto. Andò, allora, no canzoncine, domanda, se la vuoi fare. No canzoncine, io sto incitando a Napoli. Ho capito Antonio, però se oggi abbiamo un'ora di tempo. Allora, comunque, volevo dire. Vai. L'UEFA non è che ha tutelato il Napoli che ha messo quel sabbio che è più schifoso di quell'altro. Vabbè, ha tutelato il Milan, non il Napoli. E l'abbiamo detto. L'abbiamo detto. Poi un'altra cosa. Il signor Spalletti ha sbagliato perché vedi che sta Osimhen quattro persone in aria. Raspadori lo devi mettere all'inizio del secondo tempo perché Raspadori ha fatto vedere come si fanno i cross nell'area. Solo Raspadori l'ha fatto il cross nell'area come si deve. Bravo Antonio, bravo. Dirisci si deve andare via da Napoli perché non è un giocatore da Napoli. Chi è? Un'altra cosa voglio dire. Vabbè, Antonio, grazie. Grazie, ci sentiamo domani, facciamo tutte le canzoncine. Voglio dire l'ultima cosa. Vai. Ma perché no? Ma perché non intervisto una volta al giornalista Gigi Moncalvo sulla Juve, quelle che hanno fatto sta Juve di Agnelli. Oggi si aspetta la sentenza, ragazzi, oggi aspettiamo la sentenza. Antonio, grazie, un bacio, a domani. A domani. Proverò. Domani con più calma parliamo. Allora, Francesco, noi abbiamo il 99% di scudetto, la sicura partecipazione alla Champions, loro solo un passaggio di turno e non ancora la Champions sicura. Pensate se gli danno pure i 15 punti alla Juventus. Questo è Francesco da Bacoli. Vabbè questo è il fatto. Buonasera ragazzi, dobbiamo fare solo gli applausi a questi calciatori, di questo che hanno fatto fino adesso c'è ancora da fare molto, c'è lo scudetto da vincere. Volevo fare i complimenti a Meret, potevamo andare sotto di due gol, ci sono purtroppo persone che ancora lo criticano, ci sono errori da parte di giocatori, errori arbitrali, ma va bene così. Salvatore, sono d'accordo, Salvatore, applauso a Meret, battuta veloce. Grande partita di Meret, il problema ieri, raga, il Napoli ha giocato bene, noi li dobbiamo ringraziare per la grande Champions che hanno fatto. È vero che siamo criticati qualche scelta di Spalletti, però nel complessivo il Napoli ha disputato una grande Champions. Ah, quello sicuro. Poi i dettagli, questi serviranno per l'anno prossimo. Esatto, bisogna capirlo, no, mister? Bisogna trovare i correttivi anche così. Però bravo, sì. Meret, bravo. Bravissimo, no, ragazzi. Bravo. Io lo dico da sempre, è un portiere che ci fa la 1-2 partite e ci regala questi grandi. Ieri, purtroppo è stato troppo. Poi ricordiamo che Napoli comunque ieri ha pareggiato, sembra brutta come situazione, però è così, Napoli l'ha pareggiata. Allora, prima di andare al telefono, Vincenzo da Pompei, che dire, sono molto amareggiato perché abbiamo giocato a Milano anche con un uomo in meno, quei 20 minuti non siamo stati capaci di buttare un pallone dentro, quando poi l'arbitro ha messo il suo ammonendo i due nostri più forti, un difensore e un centrocampista, ci ha distrutto. Poi al ritorno pensavamo di avere un arbitro e VAR equo, invece hanno fatto peggio anche dell'altro.
non ci hanno dato il rigore, vabbè, tutto quello che dicevamo, Giroud, ok, ok. Allora, sì, insomma, dell'arbitro abbiamo parlato, ragazzi, io purtroppo sono amareggiato come voi, mi dispiace solo che l'intera nazione aveva additato i napoletani di aver accusato il signor Kovacs e oggi se ne sono avvi. Ho visto questo tipo, personaggio strano, che ha fatto un tweet oggi vergognoso contro Facci, questo Facci che non so neanche chi sia. Filippo Facci? Filippo Facci, un provocatore che dice che ha detto se lavorassero come piangono la potenza che sarebbero, accusando i tifosi del Napoli. No, a me è piaciuto, non so se era un giornalista, un tifoso, nel sottopassaggio a Milano, che ha detto vicino agli arbitri vergogna. Io lo conosco. Io lo vorrei conoscere e complimentarmi. Siamo perché molti, avere molti. Quel coraggio e dirglielo all'arbitro frontalmente, ma lo sai perché? Perché tu così devi essere nel braccio. Tu gliele devi andare a dire le cose. Non bravo. È che ne vogliamo parlare il giorno dopo. Il giorno dopo è fegato ormai, già sei ingrossato. Allora, tu la devi sfogare tanto quella Nicola cosa. Nicola D'Amarano, niente critiche ma solo elogi, adesso tutti uniti per raggiungere il traguardo dello scudetto, forza Napoli. Allora andiamo al telefono, pronto? Pronto Francesco. Ciao Oreste. A mister e a ciao, Francesco. Ciao, vai Orestone, vai. Ciao Oreste. Ciao Oreste. Allora, secondo me Francesco, io già te l'ho detto lunedì, una la lascevo fuori perché a UEFA si è deciso. Perché io purtroppo ci si cotte in padrone. Se hanno aiuto richiamo che Platte e Platini, non mi sono andati i delinquenti. Bravo, un'altra cameretta, quella di Ceferin, dovrebbe dire il presidente. Ci scusiamo, intanto gli ex giocatori dell'Inter di Milano stanno così con il presidente della UEFA, se ci fa pure no, ma sto bene, non c'è tanto bene. Se ci fa. E poi che sta buttata fuori, è stata 80% il parola dal tuo presidente De Laurenti, che ha attaccato la web, sono rubati i miliardi, ma chi ne prova, perché ne va a denunciare questa gente? Perché ne denuncia? Diciamo, la web non funziona, il campionato italiano non funziona, ci hanno messo un miliardo e 200 milioni di euro, ma perché non se ne va se non funziona niente? Poi c'è un attacco presidente. La UEFA non funziona, no? Certo. Ma io voglio fare una domanda al mister e voglio una risposta bella, onesta. Mister, sì. Secondo voi, io fui su un presidente di Napoli, no? Vedete che la UEFA sono mariole. Il campionato italiano non funziona niente, è vecchio, è stravecchio e sono peggio la UEFA, la roba non peggio la UEFA. Ma voi, lo fanno una proposta di 1.200.000.000, o venite o non può venire un altro. Vi saluto e vi ringrazio sempre Forza Napoli. Ma lui l'ha detto che è il suo giocattolo, il suo lui giocattolo. Di soldi non ne ha bisogno. Lui ha detto no, ma dice Oreste, viste tutte queste ingiustizie, visto... ti vengono un po' lo schifo, no? Ti viene sì, un po' lo ma schifo. Ma io a me già da pericchio. Però lui fa il paladino della giustizia, no? E si sta divertendo a fare queste cose. E purtroppo comanda lui e dobbiamo stargli dietro per forza. Per forza. Ragazzi, ci sono altre cose da parlare. Certo. Secondo me ci sono altri argomenti. La questione tecnica. Ora dobbiamo iniziare a pensare all'anno prossimo. Diciamo prima, ragazzi, io non voglio dire, ragazzi, Napoli è a un passo, però deve fare 11 punti. C'è ancora la Lazio, c'è ancora la Juve, vedremo oggi che succede, però insomma io non voglio essere, come dire, pessimista di natura, però facciamoli questi 11 punti, festeggiamo e poi pensiamo all'anno prossimo. Io dico andiamo, facciamo passo dopo passo, perché in questo momento il Napoli domenica va a Torino, non è questa grande Juve, il Napoli può fare risultato a Torino, però ragazzi questo aprile sta tanto somigliando a quello dello scorso anno, dove perdemmo con la Fiorentina con la in casa, perdemmo con l'Empoli fuori casa erano, e pareggiamo con i la punti Roma erano pochi. E i punti erano pochi. Calciatori. No, ma non era una questione di calciatori. Calma, io ero il periodo che facevo il corso di allenatore
e si parlava proprio di questa cosa del Napoli, no? Che, di, del calcio spumeggiante del Napoli, di questo possesso palla. Io mi vado a vedere, vado allo stadio, vado a vedere Napoli-Fiorentina e io vidi tutta la partita, il Napoli mettere la palla lunga 40 metri, 60 metri su Osimhen. Io volevo, non impazzivo il giorno, stavo impazzendo, perché io dico, tu il gioco ti ha portato, tu mo che devi vincere la partita più importante, dove ti metti, giochi palla lunga e cambi situazione, perché era un argomento che noi trattavamo e io mi ritrovai con Spalletti che giocava nel modo in cui ci diceva il nostro prof, cioè a provare a giocare a palla, ma lui lo fece per tutta la partita. Mi è rimasto impresso quella partita. Mi è rimasto impresso. Tre problemi di pressione psicologica. C'erano alcuni calciatori che non erano maturi e pronti. Negativi anche. Allora dai, ci sono due messaggi. Spalletti allena i suoi calciatori ad offendere e per nulla a difendere. Poi ci sono le parole del presidente verso la UEFA che completano il discorso. Spalletti, vinciamo lo scudetto. No, io non mi permetto di dire vai via, questo amico scrive questa cosa, non sono d'accordo. Forse abbiamo tutti questi punti di vantaggio anche per demeriti delle altre squadre. No, non ci sto a questa cosa. Il Napoli ha fatto un grandissimo campionato, ci sono degli errori, li stiamo analizzando. Così come rispondo, penso sarà milanista, a questo Sebastiano che sulla nostra diretta Facebook parla di due rigori per il Milan. Ho detto ragazzi, ma dove stanno questi due rigori per il Milan? Ma non ce n'è neanche uno, neanche quello all'andata dove si parla del placaggio di Rachmani su Krunic, per favore. A livello europeo, quello è proprio zero. Dai, dai. Tempi di Berlusconi è stato sempre sostenuto dalla UEFA. Sì. Allora Luigi Vingiani, se si vincesse a Torino per la Juve sarebbe la terza sconfitta consecutiva. Ragazzi, non ci chiamate sul numero WhatsApp, vi prego. E io non ricordo che i colorati abbiano subito tre sconfitte consecutive, sarebbe la prima volta, speriamo. Vabbè, ci pensiamo in questi giorni. Gianluca Esposito, lo sbagliavamo comunque, diciamo, il discorso del rigore. Antimo, il problema del Napoli è che non abbiamo un vero incontrista a centrocampo tipo Allan, però abbiamo Anguissà, purtroppo ieri era squalificato. Anguissà fa la doppia fase. Spesso si delizia da solo, no? A giocare solo verso l'attacco. Si dimentica di fare questa fase tipo come la fa Dembélé. Purtroppo per me il centrocampista è Dembélé tutta la vita. Sì, io per come io però lo intendo. Deve giocare a sinistra, mister. Perché riesce pure a tirare, invece da destra non riesce a tirare ed è più lento, perché mentre si gira è un po' macchinoso. Allora Enrico Porzo, ci sono dinamiche e meccanismi subdoli che noi comuni mortali non potremo mai capire. Dopo ieri sera abbiamo avuto la conferma che l'intero mondo del pallone è in marcio, troppi interessi, troppi intallazzi, e meno male, perché al di fuori dei meriti fortunatamente avuti sino a qualche domenica fa, avendo avuto modo di mettere fieno in cascina, altrimenti al primo passo falso ci avrebbero fatto fare la fine dei quarti. Al di là di tutto, forza Napoli. Vincenzo, buongiorno a tutti voi, li abbiamo allora scusatemi, ho perso il messaggio, lo vado a recuperare. Allora li avevamo messo sottovalutati, forse sottovalutati lui dice, però ci ha messo lo sgambetto l'arbitro sia all'andata che al ritorno. Purtroppo non è andata così, noi siamo stati capaci di fare un gol su un gol all'andata, forse vuole dire, ne è soltanto al ritorno. Salvo, sconfitta solo per calo fisico, mi dispiace, ma è così, è inutile girarci intorno. Se andate a guardare il calendario di un mese fa, il Milan perde con la Fiorentina. Scusatemi ragazzi, ma i messaggi sono tanti. Allora il 13 marzo Milan-Salernitana 1-1, 18 marzo Milan perde con l'Udinese 3-1, dopo questo è arrivato a Napoli e ha vinto il 4-0, ma il Napoli già era con uno svantaggio massimo e sicuramente mentalmente si stava scaricando. Anche qui, cioè, c'è stato un po' di scarico mentale, oltre a quello fisico, Franci, mister. Io credo che il Napoli secondo me si sia rilassato. Si è arrivato alla prima partita di campionato contro il Milan già in fase di scarico e poi l'ha affrontata, diciamo, diversamente in Champions, ma il Napoli già stava entrando nella fase di scarico. Poi per vincere certe partite ci vuole forza mentale e tanto coraggio. Ora faccio una domanda al mister. Sì, no, voglio sentire anche da parte tua. Però è una parte che collega anche alla sua. Dai, allora, dai. Io ieri ho visto diverse situazioni, perché già vedevo da diverse settimane, come il poco coraggio. Vedo Zielinski e il mister la pensiamo uguale.
il fatto che lui non tira, non passa, non dribbla, non copre, non contrasta. E la stessa cosa lo sto vedendo anche in Lobotka. Ma è stanco Lobotka, è stanco. Siamo d'accordo, però un play che non verticalizza è un play inutile. L'abbiamo visto anche con Giorginio questa cosa, no? Ma Giorginio è andato senza verticalizzare, Lobotka verticalizzava. Allora vuoi sapere una cosa di Lobotka, che una notizia fresca di oggi? Che è successo? È un ragazzo che sta andando un po' in giro, lo vedono un po' in giro per Napoli. Ok? Fresca te lo dico. Ho detto tutto. Questa è uno di quelli, no, a me sono notizie molto veritiere, perché conosco persone che stanno nel giro. È l'unico che sta molto in giro nell'ultimo periodo. È l'unico che sta molto in giro. Caro Lobotka, ritorna nei ranghi, ti prego. Allora, ciao dittore Antonio da Cavalleggeri. Quello che è successo è un chiaro regalo che la UEFA ha voluto fare ai milanesi per aver rinunciato alla Super League. Bene, ecco, questa è un'altra chiave di lettura. Non sia l'unico. No, si sono rilassati, ragazzi, si sono rilassati. Non diciamo cose che poi... Lui. Se prima uscivano cinque volte, no, se prima uscivano tre volte a settimana, tre volte al mese, tre volte al mese, dai, oggi ora escono cinque o sei. Può capitare, dai. Allora, buonasera, per me questa quarta eliminazione è dovuta in parte a Spalletti per non aver fatto rifiatare alcuni titolari in partita ormai in cassaforte, ma soprattutto di ADL, che apre la bocca nei momenti meno opportuni, e gli arbitraggi sia all'andata che al ritorno ne sono la dimostrazione. Saluti da Claudio D'Arziano. Allora, pronto? Sì, sei in diretta. Buonasera Francesco, ciao, sono Cesare da Giuliano. Cesare, vai, dimmi la tua. Allora, io sono d'accordo. Prima ho sentito le parole del mister quando diceva, in effetti, il fatto del fallo assurdo, no? In effetti viene fatto sullo Zana. Anche perché io poi, vedi, poi dopo dicono che uno piange e vuole sempre stare lì a trovare la scusa perché non si vincono le partite. Però tu mi devi spiegare una cosa, no? Di volta all'arbitro, logicamente. Tu hai chiamato un fallo su Leao netto, per l'amor di Dio, ma il fallo su Lozano è la stessa tipo di giocata, viene fatto nello stesso modo. Quindi io posso anche capire che dal campo tu non l'hai visto, perché magari diciamo che stava un attimo in una posizione. Come fa un arbitro che ha arbitrato una finale mondiale, che sa il peso della partita dell'andata, e quindi tu vieni designato proprio... No, ma l'hanno chiamato apposta, dicono che l'hanno chiamato appositamente per gli errori fatti a Milano. E tu vieni a furpeggio, allora, io prima ho sentito che questo pensiero l'ha fatto il mister, che sicuramente ha più esperienza, no? E quindi è stato sicuramente sui campi. Allora non è una cosa che uno vede e dice, ma tu vai trovare una scusa perché non hai vinto la partita. Cioè, sono situazioni che ti lasciano perplessi, perché come si fa a questi livelli? Devo pensare per forza, come diciamo un po' tutti, che il Milan vince il doppio confronto, ma più che altro per il peso della squadra e della società. E poi ti dico un'ultima cosa e lascio, perché giustamente abbiamo poco tempo. Cioè, ormai parlano tutti, cioè parlo Papa, parla Putin, Zelensky, stanno facendo una guerra, ma perché gli arbitri a fine partita bravo Cesare, io non lo so perché non parlano, perché questi signori sono l'unica casta al mondo che non parla, pazzesco, bravo. Cioè, questo andrebbe fatta la domanda al signor Mirciak, dire, ma scusa, perché non sei andato al VAR? Ci deve dare una risposta, deve dire è stato il VAR che non mi ha chiamato, ok, allora si va a fare la domanda a quello del VAR, perché non sei andato a richiamare l'arbitro? Queste sono bravo, questo è il problema, che in Italia e in Europa sono una casta gli arbitri, questo è il problema. Cesare, grazie. Io lo dicevo grazie, Cesare, qualche trasmissione fa. Sì. Che noi, quando si parlava degli arbitri italiani, no? No, vabbè. No, ragazzi, gli arbitri italiani. Quando io dico Fabbri, quando ci hanno dato Fabbri per la partita. Quando io dico che sono... Cioè, che sono un arbitraccio. Un arbitraccio. Io dico sempre che sono i meno peggio. Te li mandano a posto. Quando più bravi sono, ti devi preoccupare. Ti devi preoccupare. Perché sono bravi, il bravo arbitro è bravo a fare
quello che dice il palazzo, eh? La dico tutta. Intanto verrà riaperta la curva della Juventus per la partita di domani. Di che parliamo? È arrivata la decisione che ha ribaltato quella del giudice sportivo, della Corte Sportiva d'Appello, che ha smentito praticamente il giudice sportivo, cori razzisti contro Lukaku. Ci saranno altri cori contro il Napoli. Ma noi riapriamo la curva della Juve. Vabbè, ma questa è l'Italia, ragazzi. Cioè, non hanno scontato manco una giornata niente, per quella niente, cosa. Niente, zero, nulla. Cioè, prima viene chiusa e poi... Viene riaperta subito, quindi vabbè. Ragazzi, io non so che Napoli, dire. C'è il Napoli, figurati. Se non ritornando, ritornando all'episodio di ieri del calcio rigore... se vi ricordate la scena dell'arbitro, no? Che non voleva andare al VAR perché sapeva che era rigore, certo. Lì hanno aspettato qualche attimo perché non sapevano cosa fare, certo. Allora hanno buttato subito la palla all'arbitro, l'arbitro subito ha detto che non era rigore, no, per velocizzare, sì, e ha messo calcio d'angolo. Sì, sì, ha dato calcio, è una cosa assurda, veramente uno schifo. Si è distaccato dai calciatori, non vedevo una situazione del genere da diverso tempo. Allora, buonasera direttore, ottima notazione su Olivera, ma nel finale sicuramente Spalletti avrebbe giocato con doppio centro e quelle due palle di Olivera sarebbero state per Simeone, che in quella posizione è infallibile. Roberto, però ragazzi, poi gli assenti hanno sempre ragione, hanno sempre ragione. No, mister. No, era un punto a favore non per Simeone, Roberto, però... attenzione, però era un punto a favore, era un'altra soluzione, no, ma era infatti era, ma si è fatto male, gamma fa. Ma tu alla fine tu li butti tutti dentro. Tu li butti. Ma infatti quando è entrato Raspadori si è visto qualcosina perché... anche se non sapevamo cosa fare. Ma lì erano due contro uno, due Mastantonio contro Osimhen che non gli hanno fatto vedere palla. Avere un supporto di un altro attaccante è tanta roba. Poi veloce, Raspadori, veloce di ma lascia stare veloce di gambe. È proprio avere iniziare a fare sportellate con quei due. E forse allora dobbiamo, ragazzi, dobbiamo correre in pubblicità, poi leggiamo ancora un po' di messaggi sulla nostra diretta. Continuate a scriverci anche al 342 38 12 92. Telefonate fra un attimo, pubblicità. Continua. Dimmelo. Pioli è stato il migliore in campo. Pioli è stato il migliore in campo. Ha preparato la partita come si preparano in tutti i reparti. I raddoppi, i due difensori centrali, Leao come fare i movimenti giusti, Giroud lo stesso. Cioè, se tu analizzi una gara, lui, quel Diaz, quel giocatore che... ormai è diventato un fenomeno e gli fa fare le cose essenziali. Un giocatore mediocre come Calabria
spiegando come stare in campo, con la posizione del corpo, come marcare Caraschelli e tutte le sorprese, è stato tra i migliori in campo. Invece no, gli allenatori allora io non credo che Calabria sia stato il migliore in campo, tra i migliori, perché ha subito tanto, secondo me, da Capascelli. Tra i migliori, ricordiamo solo gli interventi positivi, l'ha umiliato Capascelli. Tra i migliori Calabria è stato agevolato dal gioco di squadra, dalla combattezza della squadra, dai raddoppi dei compagni, dal supporto, perché uno contro uno ha subito Calabria. ma tutti subiranno contro Capascelli all'uno contro uno, tutti, perché è imprevedibile, muove quella palla in un modo che allora stiamo esaltando così gente. Tanto Leao, che ha giocato a campo aperto, no? Sì. Che pure ammette, secondo me, a campo aperto faceva la differenza. Sicuramente. Però questo campo aperto, ecco, noi abbiamo concesso. Come ho detto in privato, questo Milan è il peggior Milan di tutti i 40 Bra. Anni. Perché il Milan ha avuto sempre un grande gioco, è stato l'esempio italiano in Europa. Io dico per qualità tecniche, però questo è il livello italiano. Questo è il livello italiano. E resta tra le migliori squadre italiane. Allora, la Juve gioca giovedì sera, domenica sarà stanca, scrive Eugenio. Speriamo. Lorenzo dice: buon pomeriggio, è finito lo strazio della Champions, ora siamo usciti. Dedichiamoci al campionato per vincerlo e finalmente basta con i massicci turnover. Domenica potremo trovarci la Lazio a meno 11 e sinceramente mi massicci preoccupo turnover. Anche se fatto? Tutti i danni fai giocare a Ozzicard domenica, mister. Allora, Pietro Barbato, il centrocampista, e Dombelé, l'abbiamo detto, lui ha perso il pallone. Giacinto Girelli dice: grazie a Ceferin e Rosetti arriva alla semifinale la più scarsa delle 8 squadre. Poi Mario Rui si parla di stagione finita, Politano si parla di 2 settimane, Rachmani forse recupera. Sì, lo dicevamo anche prima, con la scusa di ovviare alle grandezze dell'arbitro, ieri hanno mandato Mirciak allo scopo di tutelare il Milan, infatti è stato così, ci hanno buggerato 2 volte. Allora, fatemi salutare anche l'amico Pietrangelo Cherchia, un attimo per il telefono ragazzi, un minuto ancora. Allora, l'amico Pietrangelo Cherchia del Club Napoli Udine che mi lancia un tweet di Angelo Forgione che scrive: Santi in paradiso, con la foto di Ceferin e Boban. Vi dico anche che ha twittato in questi minuti addirittura l'IFAB, che è l'organismo generale della FIFA sulle regole del calcio, hanno twittato dicendo che il rigore del Milan non era assolutamente da ripetere, anche se già Sky l'aveva detto perché nessun giocatore aveva toccato il piede questo perché? Di gioco. Perché a Milano stavano dicendo hanno fatto un errore per loro e hanno fatto un errore per noi, quindi la buttano in caciara sempre queste cose qui. E intanto la WANM, che è la sigla dei club del Napoli nel mondo, dice: vergognosa la decisione di riaprire la curva della Juve, siamo proprio nella Repubblica delle Banane e sono sicuri che ci saranno i soliti cori discriminatori domenica sera a Torino. Vedrò se c'è la possibilità di chiedere alla società di fermare la partita, se ci dovessero essere i cori, anche a costo del risultato. Che poi in quelle curve ci sono, voglio ricordare, campani, pugliesi, gente della Basilicata, siciliani, calabresi, soprattutto calabresi. Diciamo sempre le stesse cose, però lo dobbiamo sempre puntualizzare. Quelle curve sono occupate da persone del sud Italia, per cui si chiamano terroni da soli. Da soli. Allora c'è il nostro Cesare che se la prende molto con l'arbitro, sia all'andata che al ritorno, dice: datemi anche Sa e Kim e poi vediamo. Già ci sentivamo defraudati, non si può giocare così, discutere Kvara vuol dire non capire nulla di calcio, discutessero di Lozano e Zielinski che non hanno fatto nulla. Andiamo al telefono, pronto? Non la sentiamo, quindi vado. Pronto? Sì, pronto, mi sentite? Sì, ti sentiamo, qual è il tuo nome? Luigi da Milano. Ciao Luigi. Ciao. Allora, io volevo fare una premessa per il mio discorso. Io abito a Milano. Sì. Parto da settembre, inizia il campionato, il Napoli
fa faville, spacca il campionato, arriviamo a gennaio. E già a gennaio tutti quanti iniziavano a parlare di noi, perché in Champion abbiamo spaccato il girone, eravamo primi in classifica. Ad un certo punto, io che non abito a Napoli, abito a Milano, ho iniziato a vedere e non capivo questa cosa. Milanisti che all'improvviso a meno 16 tifavano per l'Inter, interisti che tifavano per la rincorsa del Milan, juventini addirittura che speravano che noi scendavamo perché dovevano vincere l'Inter, e non capivo, dicevo, ma cosa sta succedendo? Si sono scannati per anni Milan, Juve, Inter. Bravo, no? Dopo 33 anni il Napoli vince, fa un calcio spettacolare. E non mi domandavo, sono figli del sud, sono amici miei che hanno magari genitori del sud, e non capivo. Poi ho capito perché. Lo sai perché? Perché ci temono. Noi siamo un club veramente forte. Noi andate e ritorno a Milano li abbiamo distrutti, a Napoli ieri non c'è. Cioè, veramente, Magnan le ha prese tutte. E perché ci temono? Perché sanno benissimo che l'anno prossimo Napoli non ha debiti, non ha niente. Beh. De Laurentiis può benissimo tranquillamente fare una panchina fortissima. Già la squadra titolare è forte, e con una panchina fortissima il Napoli può ripeterlo per altri 2, 3, 4 anni questi campionati. Sì, ma infatti io vorrei che il Napoli facesse una striscia positiva di risultati e di campionati. Io me lo auguro con tutto il cuore, però vediamo. Vai, concludi il tuo ragionamento. E niente, ai ragazzi non gli possiamo dire niente. Ieri hanno fatto di tutto, se non c'era, ma i ragazzi hanno il portiere più forte del mondo loro, parliamoci chiaro. Tra andata e ritorno l'hanno dimostrato. Così possiamo dire, ragazzi, complimenti. Oggi è stata dura per te a Milano? Eh? È stata dura per te? A Milano oggi. Qua sì, io cioè uscire con una squadra, io infatti quando abbiamo preso il Champions in Milan, per me ho detto come va a finire, avevo un terrore che andava a finire così, perché è stata, diciamo che oggi non è stata una bella mattinata, andare al bar, andare al lavoro e tutto. Ci credo. E lì ho capito veramente quanto ci temono, e quanto ma soprattutto per il futuro. Loro sanno benissimo che abbiamo una società veramente forte, e hanno la percezione che questo campionato noi lo possiamo ripetere l'anno prossimo, fra 2 anni e fra 3 anni. È in Champions è uguale. Grazie Luigi, grazie per la tua telefonata. Ciao Luigi, grazie. Buona giornata a tutti. Ciao Luigi, grazie. Dai. Ti ha detto cose molto belle. Molto belle. Che i nostri calciatori sono giovani, sono tutti ragazzi. Sì. Bisogna tenerlo stretto questo gruppo, mister. Sì, bisogna saper costruire. Bisogna tenerlo forte. Allora, il Napoli è stato grande, ma sia a Milano che a Napoli già era scritto che doveva perdere. Siete sicuri che gli arbitri sono stati sinceri? Santo dalla Svizzera, e buona giornata, grazie a Santo. Signor Molaro, per favore, non meritiamo questi saputelli che non sono nessuno all'altezza. Di chi parli però, caro amico? Specifichiamo sempre, diciamo il nome, io leggo tutto, lo sapete, però insomma. Allora, Giuseppe Napolitano dice: sono d'accordo con il mister, Spalletti non ha saputo fare una gabbia su Leao, la colpa è sua. Avete visto Pioli su Quara, addirittura erano in 3 su di lui, perciò poi metti Di Lorenzo fermo e Rachmano peggio, 3 partite, si è fatto saltare come un pollo. Tutto qui la differenza tra Napoli e Milan. Poi sempre Spalletti ha visto che Quara stava in negativo, non farlo tirare a lui il calcio di rigore. Giuseppe da Barra, però Giuseppe, non è così. Ormai in campo c'è questa autogestione, no? Io a un certo punto vi dico, l'aveva presa Osimhen, perché io ero lì, ho visto che la prende Osimhen. Osimhen la prende, poi ci va vicino Quara se la prende, Osimhen gli dice ok, tira tu, e ha tirato Quara. Poi non lo so, può essere pure Osimhen la sbagliava. Allora, Mario Rui è scarso, perché è riuscito a fare qualche volta un buon cross. No, allora, Mario Rui non è che è scarso, è ragazzi. Un ottimo calciatore. Allora, Mario Rui è un ottimo calciatore, che però ha degli alti e dei bassi. Ha fatto un ottimo campionato, poi fino alle nazionali
quando se non è andato in nazionale lui, però gli altri sono andati, lui è tornato però peggio. Vogliamo dirla tutta che l'anno prossimo ci vuole un altro terzino? Ma assolutamente sì, forse sì, forse sì. Perché e dobbiamo non può fare l'alternanza a chi? A Olivera. Olivera, no, Olivera è negativo, è un calcio, l'altro calciatore è negativo. Tu non parte, ti piace? No, non è, io l'ho sempre difeso, sono venuto e poco a difenderlo. Sì, però sì. Nello spogliatoio è negativo. No, ma le mani sono non credo. Guarda. Chi? Mario Rui o Mario Rui? Mario Rui. Mario Rui. Ma io non credo, io lo vedo. Dai, no. Una persona, non me la sento. Guarda che dico, con Sarri è un calciatore che ha fatto tanta partita. No, ma poi non ha mai creato problemi. Ma poi lui ha anche un'età avanzata. Fare un discorso, fare un nuovo contratto, un rinnovo, lo tieni lì e fai. C'ho un'altra telefonata, ragazzi, poi abbiamo un ospite, quindi vi prego, aiutatemi, pochi minuti. Pronto? Pronto? Sì, sei in diretta. Ah, buonasera. Io mi chiamo Antonio, è la prima volta che telefono. Ciao Antonio, da dove ci chiami? Io telefono da Napoli. Da Napoli, allora, vai Antonio. Volevo dire, noi sì. Non ci dobbiamo dimenticare che all'inizio del campionato a noi ci davano al settimo, ottavo posto, lo so, addirittura. Lo so, ci dava, lo so. La Roma era la campione d'Italia, adesso è andato come è andato, abbiamo stracciato il campionato, non possiamo pretendere che Napoli le vincesse tutte, o campionato o champion, siamo stati sfortunati un po' per gli abiti, un poco per il portiere, un poco perché per gli infortuni, però io lasciatemi dire una cosa, vado contro i miei interessi. Vai. Io sono non tifoso del Napoli ma un malato, però io mi auguro che alla Juve ci diano i 15 punti, così io voglio vedere il Milan e l'Inter fuori dalla Champions. Fuori dalla Champions. Bravo, perché sono poi, d'accordo. Ma una delle due uscirà. Ma voi perché guardate, questa vittoria del Milan si ritorcerà contro a loro. Loro non hanno capito che stanno rischiando. E poi ci divertiremo poi quando manderanno il famoso arbitro a vedere chi deciderà. A favore del Milan, bravo, dell'Inter. A favore dell'Inter, perché là sono due squadre corrotte fino all'osso. Che schifo, veramente. Tanto pure se vanno in finale, non vinceranno mai la finale. Perciò io mi tengo Napoli primo, Juve secondo, Lazio terzo, Roma quarta, Milan e Inter che andranno a giocare di giovedì. Bravo. E mi divertirò. Bravo, questo ci divertiremo anche noi. Ci divertiremo purtroppo anche noi. Gli occhi sono fatti anche per piangere. Oggi stiamo piangendo. Fra un mesetto rideremo tutti quanti. Ridiamo tutti quanti. Grazie Antonio, buonasera, grazie ciao. Anche per averci ciao, chiamato per la prima volta. Ciao. Allora, fermiamo un attimino la telefonata perché dobbiamo fare un ospite. Intanto vi leggo un po' gli arbitri. Atalanta-Roma ci sarà Irrati, Empoli-Inter ci sarà Marinelli, Verona-Bologna-Mariani, Juve-Napoli, vi ho detto... uno scarsone come Fabbri, assistenti Pagliardini e Scarpa, quarto uomo Massimi, Varra Aureliano e Pezzuto Avara. A me la cosa che poi fa impazzire è che Aureliano faceva il guardalinee e faceva sempre la VAR. Adesso guarda caso questi personaggi vengono promossi a fare il VAR. Un guardalinee, secondo te mister, può fare il VAR? Secondo me no. Non lo può fare. Però per arrivare a fare il guardalinee in Serie A, tu sei prima un arbitro. Ho capito, però. Sei prima un arbitro. Però poi decidi di fare il guardalinee. Le dinamiche che ti portano a fare il guardalinee. Perché non è che non si nasce guardalinee. No, capito. Si nasce arbitro. Però... E poi in Serie A poi al limite poi ti accontenti. Perché vai a fare il guardalinee di Serie A è un arbitro di Serie C. Lo so, è chiaro. Per cui nel DNA sei l'arbitro. Fare il guardalinee. Io nel VAR metterei sempre un ex calciatore. Insieme a un arbitro. Ma bisognerebbe avere degli, secondo me, i responsabili di due società, uno di qua e uno di là. No, come fa? Lo so, no. Però perché devi vederle le cose. Allora, no. Dovremmo essere, capito, tranquilli. Ma tu ti rendi conto, idolando la partita dell'andata, la telecronaca del Milan, la telecronaca di Ambrosini e Piccini, sì, tutti rispettano Piccini, ma Ambrosini, che ci fa a fare la telecronaca? Perché pure a Bruscolotti, e la guardavi quella cosa. Allora, Milan Lecce, Chiffi, Monza Fiorentina, Sacchi, Lazio Torino, Gersini, Salernitano Sassuolo, Camplone, Sampdoria Spezia Maresca e Udinese Cremonese a Forno.
Quindi vabbè, vediamo un po' che succede. Allora, regia, se abbiamo l'ospite lo facciamo. Io intanto continuo a leggere un po' di messaggi. C'è Lello, che ci siamo incontrati ieri in diretta al Maradona, dice chi ha dormito questa notte. In più volevo dire che il Napoli purtroppo non è allenato a fare falli e questo è il risultato di queste tre partite con il Milan. Un'altra domanda, ma secondo voi il Napoli è allenato a tirare da fuori area visto i risultati? Credo proprio di no. Mister, il Napoli sta tirando molto poco da fuori area. Prima lo faceva Zielinski. Ti ricordi? Lo faceva più dire, un'altra cosa che Pioli ho visto ieri di fare. Il Napoli ha l'abitudine di non fare il cross dal fondo. Arriva con la palla in aria e mette questa palla dietro. Ma la mette, questa palla la mette fuori aria. Sì, sì. E sì. Io ho visto che sempre i calciatori del Milan andavano a bloccare il cosiddetto tiratore per il Napoli, perché poi il Napoli che cosa fa? Arriva fuori area, prende questa palla fuori area, o tira perché ha lo specchio o cerca lo scambio che diventa poi letale per le squadre avversarie, e Pioli è stato bravo a bloccare anche questa situazione. Allora, fra poco riapriamo le linee, siamo in attesa, vediamo se riusciamo a fare un ospite, se no andiamo avanti, anche perché veramente abbiamo pochissimi minuti. Ancora qualche messaggio. Enzo da Cervinara: la mia lettura è questa, Pioli ha dimostrato di avere la chiave tattica per vincere con il Napoli, infatti in tre partite abbiamo subito 6 gol e fatti solo uno, quindi molto meglio di Spalletti. Per quanto riguarda i torti arbitrali subiti nelle due partite di Champions, soprattutto nella partita di andata, vi ricordo che il presidente del Milan è un certo Paolo Scaroni, che ha libro paga della famiglia dei Rothschild, quindi non so se sono stato chiaro, il Milan è di proprietà di Rothschild. Lascio a voi le considerazioni, ma ragazzi, abbiamo detto anche di Boban nella UEFA, è una sorta di vice di Ceferi. Hai detto tutto. Allora, Carlo da Napoli: purtroppo in questi quarti si è infranto un'occasione più unica che rara, indipendentemente dagli arbitraggi. Se il Napoli fosse stato quello di un mese fa, non ce ne sarebbe stato per nessuno. Nel calcio i pronostici, specie nel lungo termine, non contano, in quanto i risultati dipendono dalle condizioni al momento di giocare. Bravo, questa è una considerazione importante. Il Napoli attualmente è in fase calante, infine prendere su azioni gol identiche in tre partite non hanno insegnato nulla. Il Napoli è proprio un ciuccio, ma scudettato. Salve a tutti. Prendere gol su azioni endiche. Come mai? Se veramente non si è... Tu hai detto prima il fatto del centrocampista, ma siamo troppo buoni, è una squadra troppo che no, vuol giocare la palla. Qua... Perché ieri, ragazzi, Di Lorenzo, che era già ammonito, no, non era ancora ammonito, ma perché non butta a terra Leao? Ma lo butta a terra, gli dà un bel calcione, lo la butta a terra. Troppo pulita siamo. Siamo troppo senza puliti. Rachmani era difficile, perché Rachmani, Leao era quasi in aria. Di Lorenzo, che noi parliamo del grande calciatore di Lorenzo, che non si discute, assolutamente. Però la fase difensiva ha sempre avuto qualche piccola pecca. L'uno contro uno l'ha sempre sofferto. Poi, però se, buttare a terra, però mister, se è un calciatore, cioè, ma pure se lo prendi sì, con la con sì, i pantaloncini, che voglio dire, ti però pigli il giallo e arrivederci. Però se è un calciatore per tutto l'anno, lo alleni a fare il centrocampista, lo so, lui ieri ha fatto il centrocampista a snaturare, certo. Ma non solo lui, questi due difensori esterni che vanno dentro al campo categoricamente. Non che lo fanno tre volte in una... Cioè loro categoricamente, come inizia l'azione, come c'è l'ordine di scomparire dalla fascia. Addirittura ho visto che a un certo punto l'esterno del Napoli, che era Lozano, si era accentrato e lui non andava a fare la sovrapposizione. È come se, ordine di scuderia, lì non ci devi andare. O vai dentro o non vai. Allora tu mi stai snaturando il calcio. Il calcio è snaturato. Tu dici che è così? No, è così. Io leggo la partita. Sì, però io leggo... Ma tu hai visto, ti ricordi un cross del terzino destro di Lorenzo, Napoli, sì. Di Lorenzo? No, però c'è stata quell'azione del gol, del rigore, cioè del rigore lo fa lui. Invece... Il rigore lo fa prendere Di Lorenzo, prendendo quello che hai detto tu. La fascia però in esterno, non in interno. L'ha preso in esterno, gli ha dato palla e è entrato in aria. Ma mai fare... Il Napoli non fa mai il cross
dal limite dell'area, della, dove, c'è la bandierina, dove c'è la bandierina del calcio. Spesso lo fa Politano. Okay, ma perché non lo fa mai il terzino? Che normalmente è una norma, è una norma. Mister, ogni nel tanto calcio esce il cross. Però il discorso di Lorenzo, io non mi ricordo il cross. Che, allora, da parecchie settimane un cross. Mister, abbiamo fatto una squadra così spericolata che se non abbiamo i calciatori giusti, in certe situazioni soffriamo tanto. Allora, tu non puoi giocare senza, con questa squadra non puoi giocare senza Politano. Ieri, il primo tempo con Politano, tu potevi fare la differenza, sia tecnicamente che difensivamente. E poi dopo lo Zalo, negli ultimi 20 minuti, con la sua velocità, gli faceva male. Allora, purtroppo siamo stati sfortunati. Ma parliamo sempre di due giocatori proiettati all'attacco. All'attacco. Non stiamo parlando di un calcio, perché ieri Politano ha fatto la differenza attaccando, non, di, non, non, perché, non perché, perché ha difeso. Allora, però il Napoli in quel momento attaccava. Assolutamente sì, minuti. Assolutamente ragazzi, quando sì si fa male Politano... però a me non è dispiaciuto lo Zan. No, però... Infatti si procura il rigore, perché quello è il rigore tutta la vita, certo, si procura il rigore, crea qualche situazione. È scivolato in una situazione che se non scivola ha la possibilità di tirare in porta. Ragazzi, abbiamo poco tempo, c'è una telefonata. Telefonata la facciamo, però vi leggo prima, ed è l'ultima, mi dispiace, è l'ultima telefonata quella che facciamo adesso, poi domani continuiamo, non vi preoccupate. Allora, un po' di dati, il Napoli nell'aprile dell'anno scorso fece 7 punti in 5 gare, 2 vittorie Atalanta e Sassuolo, 2 sconfitte Fiorentina ed Empoli e un pareggio con la Roma. Quest'anno, in attesa delle gare con la Juve e con la Salernitana, che completeranno gli impegni di campionato, in questo mese i punti finora sono stati 4, una vittoria con il Lecce, un pareggio con il Verona e una sconfitta con il Milan. Questo è un dato importante, ragazzi. Però per aprile come sta dell'anno la classifica scorso... Voglio ribadire una cosa. Per come sta la classifica, oggi un punto del Napoli vale 3 punti. E sono d'accordo con te, però andando a ritroso nella carriera di Spalletti ci sono altri dati. Sì, pensate, nella stagione 2017-2018 i punti in campionato nel mese di aprile furono 7, la stagione successiva ci fu un miglioramento che arrivò a 9. Nei 5 anni di Roma la media punta di aprile è stata sempre di 6-7 punti. Nel 2005, nel allora 2006... Allora vogliamo mandare un messaggio al mister. Vai. Le vogliamo vincere sporche. Bravo. Le vogliamo vincere sporche. Bravo. Vogliamo metterci davanti, dietro la linea della palla e aspettare un pochettino, perché ormai... Anche perché c'hai quel fedentore là davanti. No, ma perché loro ci devono far gol. E a noi il punto vale 3 punti. Vale doppio, per cui noi dobbiamo giocare per un punto. Se giochi per un punto... Soprattutto adesso a Torino. No, ma se giochi questa squadra, se gioca per un punto, ne fa 3 ogni partita. Sì, vabbè. Bravo. Allora, ragazzi, ci dobbiamo fermare. Mi dicono che è caduta la telefonata. Facciamo arrivare questo messaggio. È caduta un attimo la telefonata, quindi vediamo se ce n'è un'ultimissima che facciamo dopo la pubblicità. Andiamo in pubblicità e torniamo.
giocare. Allora, eccoci tornati. Nella pubblicità, ragazzi, si parla di tutto. Cioè, è chiaro che... Siamo scannati. No, io sono dell'idea che l'anno prossimo il Napoli deve fare delle scelte, ma le dirò più avanti, quando sarà successo tutto e potremo parlare di calciomercato, quindi casomai anche a giugno. Però, ripeto, il Napoli deve fare poi delle scelte con due, tre calciatori e deve decidere cosa fare. Poi, su Spalletti, dicevamo anche prima, ma l'abbiamo già detto in precedenza, forse vanno trovate delle alternative tattiche, e qui ne parlavamo con il mister, perché ieri, purtroppo, in decine di occasioni del Napoli, anche se Kvara poi si è liberato due volte al tiro, però su sette azioni... sono dieci, forse di erano fotocopie, no? Sì, erano fotocopie. Cioè, si è giocato sempre su quella fascia. Si è cercato di bucare lì. Ti ripeto, però le due dobbiamo dargli ragione, perché le due... Tu hai detto pure se è chiuso tanto lo Botka adesso. Bisogna trovare un'alternativa. Un'alternativa. Gli altri due mediani devono fare quello che fa lo Botka, per carità. Non avranno mai la tecnica sopraffina, però devono salire in cattedra e gestire. Un po' come ci ha fatto vedere il centrocampista che di colore, aiutami, Dombélé, che ha fatto una doppia fase importante il primo tempo. Una doppia giocato fase, bene, Dombélé, è una vero, doppia fase bene. Importante. Per cui è un giocatore dove tu in questo periodo ci devi puntare, gli devi dare spazio, gli devi fare minutaggio, che te lo trovi per tutte fino ultima alla telefonata, dai, ce l'abbiamo, pronto? Pronto? Sei in diretta? Sì, grazie. Qual è il tuo nome? Senti, mi chiamo Franco. Ciao Franco, Ottaviano. Buonasera a te, vai. Salve, buonasera, buonasera. No, io dico questo, a me Spalletti non è piaciuto proprio. Un paio di giorni fa io ho telefonato a Gianluca Vigliotti in trasmissione e dicevo questo, che bisognava forse spostare, perché... erano già due partite che avevano preso le misure tra Calabria, Grunic e qualche altra, avevano preso le misure al ragazzo Giorgiano. Ad Acquaraccia, sì. Dico io, noi adesso teniamo un ragazzo che sa giocare sia col piede sinistro che col piede destro, poiché dal lato sinistro non riusciva a sfondare, non era il caso di spostarla a destra e mettere Lozano sulla sinistra, che in effetti nella nazionale messicana gioca proprio a sinistra. Io credo che sarebbe rimasto sorpreso Pioli da una mossa del genere, perché in effetti lì a sinistra non c'era niente da fare, erano due partite con la terza, quella di ieri sera, che non riusciva proprio a sfondare da quel lato, perché gli avevano preso le misure. Intanto ti ringrazio, non so se vuoi fare un'altra domanda al mister, perché siamo proprio in chiusura, vai. No, questa idea. Poi in effetti quella lì di Lea, insomma, che per tre partite, insomma, non è, Spalletti non è riuscita a trovare delle contromisure. Grazie per la telefonata. Grazie di cuore, scusatemi, sono un po' in ritardo. Mi seguirò sempre. Bravo, sempre, tutti i pomeriggi, grazie. Dalle 15.30 alle 18, oggi è mercoledì e c'è poi Fortuna Autiero con Top Player, ma tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18. Poi vi ricordo, venerdì torna Michele Plastino su Teleclub Italia con la sua Gol di Notte alle 21, venerdì alle 21, mi raccomando. Torneremo anche al 22, numeri ormai all'8, mercoledì prossimo, mercoledì 26, torneremo anche alla pizzeria al 22. Allora, mister, fa una giusta osservazione il nostro amico, anche se Lozano l'abbiamo visto in campionato col Verona a sinistra e non è che ha fatto grandissime cose. Io ritorno sempre alla stessa, diciamo... cosa? Sì. Quando i calciatori non hanno una continuità in una zona del campo, si rischia sempre a fare brutte figure. Non ci dimentichiamo che di Lozano si è sempre parlato che il suo ruolo naturale era il posto di Insigne, no? Ormai questo giocatore sono due anni che gioca a destra. Non possiamo, perché giocava a destra. Francesco, quando un giocatore
inizia a girarsi in un certo modo, perché non ti credi che un calciatore si gira a destra, a sinistra, dopo quando lo sposti, girarsi dall'altro lato non è semplice, diventi un pesce, diventi un pesce fuor d'acqua. Devi dare la continuità. Il campo è fondamentale. Allora ragazzi, noi adesso ci dobbiamo fermare, come al solito il mercoledì c'è la nostra amica Fortuna Autiero con Top Play e i suoi ospiti, sicuramente ancora si parlerà di Napoli-Milan, si parlerà di tante altre cose, noi torniamo domani alle 15.30 regolarmente e poi anche venerdì torna Michele Plastino, poi ci sarà il post partita contro la Juventus, quindi siamo sempre qui. Vi do 30 secondi ragazzi, vi prego, 30 secondi per chiudere, che cosa bisogna fare. Io ho titolato voltiamo pagina e pensiamo al campionato, mi pare che Spalletti oggi ha dato riposo, se non vorrei essere hanno fatto scarico, domani è riposo, non lo so mister, questa è un'altra domanda, io non avrei dato riposo, ti dico la verità. Bisogna stare a casa. Io il mio grande maestro Carmine Tascone, sì, quando perdevamo delle partite importanti ci sospendeva per 3 giorni, non ci faceva andare al campo. Ok, perché diventa salutare, perché deve tornare quella voglia di giocare a calcio, non ti devi stancare di giocare, perché quello è il gioco più bello del mondo, però quando vai sul campo ci devi andare con la voglia, non contro voglia, che sei sazio, la sazietà non fa 30 bene. 30 secondi allora, veramente. No, bisogna stare tranquilli, sereni, riposare mentalmente, abbiamo sognato, è finito il sogno. Ora conta la volata finale per lo scudetto, il Napoli è detto vantaggio. Ora facciamo quelle che dovevamo fare prima, prendere la matematica per lo scudetto. Il Napoli ora deve recuperare il più forte possibile e correre verso il privato. Io voglio rinnovare il messaggio a mister Spalletti, dobbiamo vincere le sporche. Stop. È vero. Allora ragazzi, io mi scuso con una marea di messaggi, guardate, ve ne faccio vedere in diretta, guardate quanti messaggi che ho che non ho letto, mi scuso con Antonio Assorgi, Rosario, Ciro, Antonio Ferrigno, Rosario Furno, veramente siete tantissimi, scusateci, domani vi leggo, continuiamo a parlare, rimarrà questo l'appuntamento di domani, voltiamo pagina e pensiamo al campionato, come vi dicevo oggi c'è stato scarico per chi ha giocato, e una prima fase di attivazione, poi cambi di direzione con conclusione a porta e partitella a campo ridotto per chi non ha giocato la domenica. Un po' lavoro di forza pure, ci sta dentro. Vedi, Simeone ha svolto lavoro individuale in campo e poi la ripresa è fissata per venerdì, quindi domani non c'è allenamento. Grazie mister Bacio Terracino, grazie Francesco Rabona, a tutti, grazie a Teleclub Italia per l'ospitalità, grazie a tutti, e a te, grazie a tutti che ci avete seguito, ci vediamo domani 15.30 con Club Napoli News, ciao.